Hey peeps, welcome back per un'altra settimana di Balduro. Allora, ci abbiamo qualche novità. La settimana scorsa avete lasciato un bel po' di commenti nelle ultime 2 settimane sulla faccenda dell'intro o del non intro. Alla fine giungiamo alla conclusione che l'intro lo mettiamo all'inizio delle serie, perché così aggiungiamo un po' di branding e ci facciamo riconoscere. Però ogni singola puntata no, perché sennò vi rompe le palle e spezza un po' l'immersione se vi guardate la playlist intera. Come al solito, se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto e quindi vi invito a seguire il canale, che un clicchino a volte fa fatica a farlo, però può fare la differenza, perché più siamo e meglio è. Bella Martè. Bella. Siamo tornati. Ci abbiamo questa bella vista, un po' davanti la donna morta, un po' di sangue, dietro c'è una bella collina, sembra una situazione piacevole. Un'altra aggiunta. Abbiamo parlato nei commenti dell'Underdark nelle scorse puntate, in alcuni episodi. L'Underdark lo andremo a visitare, ma abbiamo trovato un'entrata alternativa a quella che c'era stata detta. Quindi a me sembra troppo l'immolatore di Ant, sto coso che urla dietro. Io manco lo sento. Io sento sai quando aggri l'immolatore? Pure le scimmie ci sono. Comunque, esploriamo l'area. Ci abbiamo sia la zona a sud che a nord, sempre che sia al nord questo, non so, qual è il nord? Sì, dovrebbe più o meno nord, qua verso il ponte crollato. Allora, andiamo verso il ponte crollato, che la vedo come zona minore, almeno. Sì. Poi ci abbiamo anche il ponte sotto, quello alla Blighted, al Blighted Village. Quindi dovremmo andare anche a quello, che credo che lì ci sia il coso dei gobbelini. I gobbelini! Che dici? C'è roba pure qua? Aspetta un po' a fare quel ponte. Qui sembra una zona di caricamento, quindi non ne ho idea. Ma devo ancora lootare questa roba comunque. Sì, questi ci hanno sempre solito. Sono appesantito. Vaffanculo, io non posso più lootare niente praticamente. So come te. Niente. Però c'è Gale. Attenzione, Gale. Gale può lootare un po' di cosine, eh. Che Gale, è vero, esatto, un'altra cosa della settimana è tornato. Questa settimana torna Gale in gruppo, che ce l'avete chiesto. Bello quando salvi che fa 6 FPS. Ce l'avete chiesto e il mago Gale torna. Ok, qui pare non esserci niente. E famo quel coso, tanto sto ponte saltarlo, mai vero. Che ha una ametista e una perla. Nice. Cioè, qua dice che c'è qualcosa. E sembra che, cioè, mi dà che c'è una porta. Quindi ah, non minchia, so che se... storto. The region you're trying to reach is not available in early access. There is more for you to explore elsewhere, though. So gather your party and venture it. Ok. Thither. Però ti fa vedere la mappa. Sì, e ci ha detto. No, no, non adesso. Più tardi. Esatto, quando sarà pronto. Però attenzione, qua dalla mappa possiamo evincere un par di cosette, perché sembrerebbe che ci siano, almeno pianificate in questa parte del Faerûn che ci vogliono fare, visitare. Sembra che ci siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zone visitabili qua, più questa mappina piccola. Che ne pensi? C'è un po' di roba. C'è un po' di roba. Bisogna vedere, magari questo è solo l'atto 1, eh. Chi lo sa? Ah sì, questo è solo l'atto 1. No, però dico tutta. Qua sotto. Tutta la mappa. Sì. Potrebbe essere, eh. Potrebbe essere. Ma se mi butto che... di sotto qua. Perché? Sai sta roba che c'è nell'acqua? Non mi posso buttare di sotto. Vabbè, niente. Vabbè. Però posso muovermi. No, ok. Ci avevo creduto, hanno fatto la cosa che è enorme, tipo un rettangolo, un parallelepipedo gigante, vabbè. Ci avevi preso che era una zona semisecondaria, diciamo. Secondaria nel senso che non la vedremo mai. Andiamo di qua. I follow. Qua non c'è nulla. Eh sì, aspetta, però c'era quel ponticello qua, eh. Qua ci abbiamo. Qui c'è qui c'è, sembra che si possa salire. Vediamo un po'. Sì.
Forse. Cioè, si sale qua, però poi non sembra che ci sia. Magari c'è un check di. No. Vabbè. E niente, saltiamo qui, vediamo che succede. Qui c'è un burrone. Noi ci abbiamo due pippamaghi che non riescono a saltare un metro in compenso. Salta solo te e poi vediamo che succede. Tanto te puoi saltare. In realtà no. Use jump to reach. Ma che sta... posso... Vai, over. Vai a vedere che c'è. Over. Perché tanto io... c'è qua, eh. C'è. C'è una cassettina. Vuota. E poi c'è un bel baule. Ah, siamo sopra il Goblin Campo. Con 15 goldacci questo baule. Qua non sembra che si possa entrare. Sento anche la musica, i tamburi, che figata. Beh, allora forse è il momento di andare al Goblin Camp, che ne pensi? Sì. Ci andiamo da qui? No, perché qui non possiamo arrivarci tutti quanti. Ma guarda che in realtà, aspetta, ti faccio vedere, vediamo se riesco con Gale, aspetta. Perché... No, qua, io non ci arrivo proprio. Perché io ho saltato, tipo... Sulla sinistra ho saltato. No, niente, non ce la fanno. Sta cosa che il salto è dato dalla forza, tipo, è veramente un mega floppino, eh. Sì. Vabbè, andiamo da. Facciamo il giro. Cioè, ci può stare in questo caso qua, perché dici magari hai un party full PG agili e forti e riesci a passare da dietro e ad assalirli alla sprovvista, chiaramente se hai dei PG che non riescono, che non sono abbastanza atletici, vai addosso dritto per dritto. Ma ci teleportiamo a Blighted Village? Perché tanto qui non ce n'è, sì, di passaggi. Mi sa di sì. Vai. Dove? Eccolo. Carica le texture. Scoppia tutto. Con calma. Era da questa parte, eh? No. Ovviamente dalla parte opposta. Sì. Perfetto. Sì, la mappa è proprio bella intuitiva al bacio, eh. Molto crocca. Sì. Colla al ponte. Il ponte che mai superammo. Abbiamo solo Ed visto. È arrivata finalmente l'ora. Qua. Tutto bruciato. C'è già. Ci sono già subito sentinelle, warg, cose varie. Qua li chiama Clau. Dovrebbero essere dei warg questi. Ma penso che sia il nome del tizio. Però si chiamano Clau e Small Clau. Ah, mi dici Clau e Small Clau. Magari sono tipo padre e figlio. Esatto. C'è posta. Aia. Che è successo? Allora, abbiamo un passaggio di qua. A destra sia sopra che sotto. Ci hanno vista visto. This is off limits. Get to the main gate or I'll plug you full of arrows. quindi this is off limits. Ah, perché ce n'è uno lì sopra che ci guarda, quindi dice qua non si può passare perché sennò ci buca. Ok. Penso che lì sia tipo per farla tipo in maniera stealth comunque, perché vedo a destra, scale, sì. Scale e scaline. A sinistra magari pure. We'll need a cover story. Ah, aspetta, qui c'è. Ah! Me lo ricordo sto po'. Minchia, tutti i flop, tutti i fallimenti completi di Perception. Cos'è sta roba? Oh no. Ti ricordi quel tronco che non si riusciva a superare, che si chiama, che c'aveva proprio il nome Log, 7 HP, eccetera, eccetera. Ah, perché stiamo subendo abusi qua? Sì. Ok, l'ho trovato. Ed era proprio qui che avevamo visto millenni fa. Io farei un riposo volante, guarda, tanto per partire full HP. Vabbè. Che qui era sopra la rana, che poi mi ero lanciato, ero esploso, erano successe cose. C'è Lysel che vuole parlare, vediamo che vuole. Bella Lysel. Ma come what? Mi hai chiamato tu?
Senti, datti una calmata e mostra un po' di rispetto, eh? Oppure te ne puoi pure andare a sfanculo. Not test me. Oh! A Kithrak demanded my head. Oh! He'd deny me a cure. How dare Ah, ok, incazzata. How dare he dishonor her child? È ufficialmente incazzata perché giustamente dice che il Kithrak, quell'uomo al ponte, ha domandato la sua testa, le ha negato la possibilità di essere curata. Dice: come si permette di parlare a nome della mia regina? E come si permette di disonorare la sua pargola? Persuasion, calmati. Yeah. Vai. YOLO. Anche perché tanto reach out Sì, conforto mi stacca la mentre mi mano. sputa in testa. Esatto, mi sputa veramente in faccia se le dico: stai tranquilla, zia, mo ti do un abbraccino. Yes. Judicious counsel and vexing given the Si è calmata, source. bene. I am a child of Gith. I will abide by protocol and seek the crash caretaker as Vlakith has taught. And then I will skewer the Ci fa gli heretic with his spedini, ha own detto, silver con l'eretico. sword. Con la sua stessa spada argentata, d'argento, ok, d'argento, non argentata, ragazzi, questi usano i metalli veri, non sono robe repliche cinesi, eh. Not China. Esatto. Allora, let's Allora, vediamo di mangiare. go. Non è la katana cinese quella che costa 10 euro, insomma, credo che le loro siano super legittime. C'è forse un passaggino? No, Non no, mi sembra. no, no, no. Nende, nende. Che facciamo? Imbocchiamo a fare brutto? Sì, qui si può saltare. Saltiamo. Ecco, ho preso un Sei danno da saltato qua. anche in aria. Vabbè, è pieno di trappole, santi alla peppa. Eh sì. Perché l'idea è quella di sneakare qua, quindi ci sta Ma che soprattutto, dove stava andando? Dove stava andando Trav, che è andata da sola al buffo? Autorità per questa tizia. Ithilid, abbiamo deciso di non di non usarlo. usarlo. Deception, ho fretta. Ho un messaggio importante per il tuo capo. 16, mi sa che finisce a botte. Eh già. Dovremmo uccidere tutti di nuovo. Mi spiace. Like crank you do. Attack, lads! Ci abbiamo provato. Sono 48 nemici stavolta. 1, 2, Loro 3, non hanno tanta 4, 5, vita. 6, 7. Sì, sono mosci. Abbiamo combattuto roba più violenta, devo dire. Stata pure dall'altra parte, quindi Abbiamo dovrebbero tempo per venire. fare la tipa, infatti, sì. Però bisogna stare attenzionati a quelli sopra. Vediamo se riesco a... Sopra c'è soltanto un tizio. Intanto Esatto, quello lì. una grocchina, quello se la prende. Questo worghino ci viene incontro. Anche questo. Dio. Eh sì, mi sa che è proprio il nome loro. Sono dei named. Maledetto acido. Lezzofante. Io per prima cosa vorrei fare l'illusione se riesco. Non mi ricordo dove cazzarola sta. Ah, ma tra l'altro io avrei potuto fare. Avrei potuto fare Disguise. No, però Disguise Self lo posso fare solo come Drow, Halfling, Elfo, come le razze del gioco. Sarebbe stato figo se mi potessi fare Disguise Self come coso. Come goblin e poi li Ah, truccavi. quello sarebbe stato figo. Il novizio Puce. Oh Puce, che dice? Guarda che bastardi che tirano tutte crocche, cose varie. Mi devo spostare qua per poter attaccare qualcosa.
Dai, cavolo. Mancava così poco. Questo ci ha ripensato. Io lo facevo più che veniva, che andava sul coso a sparare da sopra come questo. Invece what? Non si sa neanche a chi ha crittato. Credo a Trav, perché è l'unica che ha perso vita. Ne sta perdendo anche un po'. Mamma mia. Vabbè, vabbè, mo la Gata salviamo. Paurosa. Fuori range questo. No, vabbè. Cosa? Okay, mi è esploso tutto. Aspetta. Il gioco? Sì, aspetta. Non so cosa sia successo, mi è tipo esploso tutto. Non male. Dopo proviamo Witch Bolt, quasi quasi. Ok, ci sono. Nice. No, vabbè, cioè, non so cosa è successo. Non me lo chiedere, non ne ho la più pallida idea. Vedete, gioca a Baldur's Gate 3. È tipo un turn all'otto. Cioè, per qualche motivo sembra che si sia staccato un jack audio che non è vero, e mi ha tipo sfanculato tutto. Cioè, ho volato nelle cuffie, poi dopo ho avuto nelle casse, poi dopo il gioco si è chiuso, poi mi ha detto no, poi mi ha detto sì. Niente male. Sono rimasto tipo... Ah, vale la pena, però questo è un U-Touch, un D4, 2 D4 per 3. Vabbè, sì, facciamo la curetta quella più scrausetta. Io farei questa, in realtà. 7, onesto. C'è tutto, c'è bleeding, burning, sei cieco. Come al solito VG è icona, man. Sì, è piena di roba. Allora, 4 sui saving throws. Però questo glielo devo fare a touch, come al solito. Volevo fare qualcosa per dare una mano a, ulteriore a... A cosa, ma... Non c'ho praticamente nulla. Ok. Che però il charm, ricordiamo che è nerfato. Non è che ti fa controllare i target. Fa sì che non attacchino te. Quello è un grosso problema. Sta andando a chiamare i cosi. Gli amici? Già. Allora senti, Claw lo attacco io. E tu, ok, ce la fai a shottarlo? Penso di sì, vediamo un po'. Nice. Che l'ho shottato pure a questo posto. Beh, hanno quei due. Io carico. Qua c'è sta quello che sta chiamando l'allarme là. Se chiama l'allarme, porta altra gente. Se porta altra gente, cala, se sarti, oddio, e cala il salto della muerte. No, no, me la rischio. Volevo fargli un drop in testa a questo, ma vabbè, mi tiro second wind. Okay. Prossimo turno gli droppo in testa o faccio saltare per l'aria questo. Con questi 4 dannuzzi, ma che devi fare? Con questi 5 dannuzzi, ma che devi fare? O con questi 40 dannuzzi, ma che devi fare? Allora, croccante. Io forse riesco a mettermi in linea di tiro da qua. Vediamo se riesco. Mai vero. Puoi jumpare e avvicinarti, magari? No, purtroppo no. Però posso fare una mossa intelligente e addormentarne uno. Quale è addormentato, però? Quello di sinistra. E quello di destra, quello da addormentare, purtroppo. Perché è quello di destra che c'ha... È quello che sta facendo le mosse. Eh sì. Ma io non posso salvare nessuno qua. Posso fare dei danni a lui. Ah, è questo che mo va più tipo un patapon. Cavolo, per un turno, eh?
tutti. Guarda come suono. E chi arriverà qui? Tutti quelli che stanno a sinistra. E quanti sono tutti quelli che stanno a sinistra? Non lo voglio sapere. Ah, io ho tutto target is to far. Quindi la tengo qua io lei, che non si sa mai. Metti che devo difendere da quelli che stanno di là. Tanto lei continua a prendere frecce in petto, tranquilla e serena. Vabbè, neanche troppi, dai. Poi gliela curata a lei. Mo appena ho l'opportunità, volentieri. Quell'altro l'hai segato, eh? No, è rimasto con tre. Dov'è che stavo? Accanto a quell'altro. Ah no, l'ho segato, è morto. Ma no, infatti dico, ma che mi... dove stavo? Non so come è invisibolo. Ah, vedi pure questa, figo. Vediamo se che fa questa. Akido! Ok, ho colpito il pezzo di legno e è crollato tutto. Facciamo che va bene così. Mi morte. Take you. Doppia curette. Dai che poi mi butto a tirare marzoccate con lei. Slipperino. Blessettino. Questi qui sono più preparati però, eh. Bombettina pure, crittata tra l'altro, hai capito? E sono iper slowato io in tutto questo, tra l'altro. Allora, io posso fare due passi per andare a te. Ecco, pronto. Bene. Cosa mi ha pronato? Ah, perché c'è il gris per te. Eh sì. Tra l'altro il gris ce l'ho con il nostro amico Gale, dovrò cominciare a usarlo, devo dire. Ah. Eh beh, siamo tutti un po' troppo appiccicati qua. Io sto cercando di spostare la gente, ma... lo faccio pure io a merda. Mica ce l'avete solo voi il grasso. Take you. Shadow Art non c'ha più cure, eh? Zero assoluto. Perfetto. Mo tocca caricarli questi. Però bisogna... Vabbè, quelli dietro ci puoi pensare a te, penso. No, mo ci penso con lei. Vabbè, mi è rimasto a uno, voglio morire. Vabbè, io tiro una crocca. Andiamo dal fuoco. Tiriamo un bel rally. Rispostiamoci di qua. Quella lì con le freccine va levata dalle palle. Questo cosa farà sul grasso? Si sposta. Si risposta. Si gira. Molto. Mi è sembrato parecchio intelligente, ragazzi. Ray of Frost. Niente male. Ripperinos. Eccola, mo è attaccato, quindi adesso lei c'ha Ieno culo. Eh sì, mo al prossimo turno se non attacco imbrazzisco. Oh, questo deve sempre dormire, coraggio. Mazzo, 13 danni. A meno che lei non muoia. Ecco, non lo dico. Però posso farlo. What? Grazie per i danni, sono molto... Te lo faccio un rally per sicurezza io. Vai Ripperinos. Combo monsters.
Ah, c'è, che palle, è vero, questa che poi è la prima che ci ha pizzicato, questa. È quella che ci ha pizzicato inizialmente. Sì. L'arco è figo comunque perché c'ha veramente un range importante. Tra l'altro Gale che c'ha pure, ah, il Ray of Sickness, c'ha un sacco di roba figa. Infatti io il Ray of Sickness dovrei usarlo più spesso, perché adesso che ho la chest che mi aumenta il danno poison, dovrei tirarlo un pochino di più. C'hanno un sacco di roba i maghetti. Ah, tu prenditi questo qua davanti con loro due e io penso a quello dietro appena si sveglia pure Gale. Vediamo se riesco a arrivarci. Dici questo qua vicino, no? Sì, sì. Mannaggia la miseria. Mannaggia miseriaccia. Bing. Ah, se siamo rifatti con questo. Si è curata anche di 5 lei, tra l'altro. Con la mazzetta non è niente male. E ha tirato uno slip sui piedi il tizio. Interessante. Rip. Però sì. Oh, e abbiamo vinto pure questa. Allora, questo c'ha una mazza cruda, una scroll che ti passo a te, una pot lead, uno shield merdosissimo. Cominciamo a lasciare la roba in terra perché io non c'ho più spazio né niente. Però questo c'ha la testa di porco, cavolo. Ma smettila con sta cazzo di testa di porco. Sì, ce n'ha due. Maicale. Ce n'ha Madonna. Due di teste di porco. Scusa, fammela mangiare un po'. Guarda lì, 11 HP. Mangia delle teste di porco. Le mangio vedi. Subito le teste di porco. Fai vedere un po'. Va. Guarda quanto ti cura. Ok, qua ho lottato. A great taught drone. Aspetta, che io sono qua. Sto facendo una cosa importante. Quindi, se lo tocchi, potrebbero arrivare dei rinforzi. Vai, performance, si pigia. Ma perché? Tu. No, ho fatto 6, niente. Lo rompo. Questo potrebbe essere utile a qualcuno. Sto scrap shield. Che dà armor class più 2 a chi ce l'ha. Uno shield? Sì, beh, per la nostra ragazza qui, come si chiama? Se la manda la Shadow Heart, così io voglio. Per Shadow Cuore, Ombra Cuore. Scusa, posso pigiarlo questo drum? Rap, facciamo un rap. Voglio fare un rap. 20, vai, ho crittato. Adesso lo buco in positivo. Lei comunque è diventata, da che era una tipina tutta apposta, adesso è diventata tipo una bestia tribale vestita di pelle. C'ha una mazza che è fatta d'ossa umane, d'ossa mostruose, anzi. If the goblins didn't hear you before, they certainly do now. Quindi non ci sentono più. Cioè non ci sentono più perché sono tutti morti. Allora, me l'hai mandato su di lei sto scudo. Facciamo così. Ah, ma questo qua armor class più 2. No, vabbè, c'ho già lo studded shield. Io pensavo ne avessi droppato uno particolare. No, era proprio quello là. Ok. Questa cruda chest l'hai lootata tu prima? Sì. La cesta cruda. Beh, c'è tutta merda qua. Perché non ci vestiamo come i goblin e poi andiamo a... a ruolare, a fare finta di essere dei gobbi. I gobbelini. Tra l'altro una cosa sui goblin interessante, su Dark Age of Camelot è stata la prima volta che ho visto dei goblin in un gioco, no? Erano molto molto piccoli. Molto più piccoli di questi. E si chiamavano... qua c'è qualcosa, Mountain Pass. Si chiamavano Goblin Pigmei. Facciamo un riposino al volo? Sì. Si chiamavano Goblin Pigmei ed era una figata perché praticamente ne pullavi tipo 8000 botta e expavi una marea con i pigmei. Mitici gobbi. Infatti si faceva il 50 di solito.